La COP26 di Glasgow si è chiusa con un'intesa sull'azione internazionale contro l'emergenza climatica, indebolita però dal blitz finale dell'India, benedetto dalla Cina, sul carbone. Nel Glasgow Climate Pact resta però vivo, anche se ammaccato, l'impegno per mantenere l'aumento della temperatura media globale entro più 1,5 gradi come soglia massima a fine secolo. Nell'accordo finale resta l'intenzione dei 197 paesi più l'UE di procedere a un taglio delle emissioni del 45% al 2030 sui livelli del 2010, puntando a zero emissioni nette alla metà del secolo, formula ritenuta da molti troppo vaga. Pesa l'assenza di impegni chiari sul fondo da 100 miliardi di dollari l'anno per i paesi più vulnerabili. Ideato nel 2009, doveva arrivare nel 2020. Si rimanda a future riunioni ministeriali. Criticato soprattutto dai paesi più fragili, il mancato accordo per un fondo di loss and damage che aiuti ad affrontare le conseguenze del mutamento climatico. Niente intesa sullo stop al carbone. L'India, con un intervento dell'ultimo minuto, ha chiesto e ottenuto di cambiare il testo da coal phase out, cioè abbandono, a coal phase down, cioè riduzione. In positivo, i paesi hanno convenuto di ritrovarsi il prossimo anno a un tavolo negoziale per riesaminare i propri piani nazionali di riduzione delle emissioni, gli NDC, in anticipo rispetto alla scadenza fissata al 2025. Buona notizia anche l'intesa a sorpresa e di grande valore strategico tra Cina e Stati Uniti, a partire da un confronto online tra Joe Biden e Xi Jinping. Bene anche gli accordi sullo stop alla deforestazione entro il 2030, l'impegno di 105 paesi, ma senza Cina, Russia e Australia, per la riduzione delle emissioni di metano del 30% entro il 2030 e lo stop agli investimenti sui combustibili fossili all'estero. Per quanto possa sembrare strano, un risultato significativo è la menzione chiara della necessità di intervenire sui combustibili fossili, visto che nell'accordo di Parigi non venivano esplicitamente citati. Severo, come era facile immaginare, il giudizio di Greta Thunberg. La COP26 si è conclusa. Ecco un breve riassunto. Bla bla bla. Ma il vero lavoro continua fuori da questi saloni e noi non ci arrenderemo mai mai, ha scritto su Twitter. Appuntamento alla COP27 in Egitto, a Sharm el Sheikh, dal 7 al 18 novembre 2022. Raggiungere l'obiettivo emissioni nette pari a zero entro il 2050, creare almeno 6 corridoi verdi entro la metà di questo decennio, aumentare la produzione di energia pulita per accelerare la transizione energetica, incentivare lo sviluppo sostenibile agricolo delle foreste e di altri ecosistemi. Sono questi alcuni degli impegni presi dall'Italia alla COP26 di Glasgow, con la sottoscrizione di alleanze e documenti, intese come l'International Aviation Climate Ambition Coalition per garantire la massima efficacia del meccanismo di riduzione delle emissioni dell'aviazione, la Clydebank Declaration for Green Shipping Corridors per creare corridoi di navigazione verdi e rotte marittime a zero emissioni tra 2 o più porti, almeno 6 entro la metà di questo decennio, il Global Call to Clean Power Transition Statement sulla transizione dal carbone all'energia pulita, con cui i paesi firmatari riconoscono che la produzione di energia da carbone è la principale causa dell'aumento della temperatura globale. Ancora la Glasgow Leaders Declaration Forest and Land Use sul ruolo cruciale e interdipendente delle foreste di tutti i tipi, della biodiversità e dell'uso sostenibile del suolo per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il sostegno as a friend Beyond Oil and Gas Alliance, alleanza proposta da Danimarca e Costa Rica che punta a una completa transizione energetica e a raggiungere i target di neutralità climatica indicati dagli accordi di Parigi. Il contributo dell'Italia alla COP26 è stato fondamentale, dice il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani a Repubblica. La nostra presidenza del G20, le iniziative pre-COP italiane e quelle con i giovani dello Youth for Climate hanno
hanno dettato l'agenda e scolpito i contenuti su cui COP26 ha fatto qualche passo avanti. L'ambizione di contenere il riscaldamento a 1,5 gradi, il ricorso alla partnership pubblico-privata per gli investimenti, il ruolo dei giovani, il concetto di multilateralismo, l'indicazione chiara che disuguaglianze globali e cambiamento climatico sono problemi interconnessi, sono tutti concetti sviluppati dal G20. L'emergenza climatica richiede interventi urgenti sul sistema idrico e risposte concrete al territorio, ma a fronte di 149 progetti presentati dall'ANBI per un importo di 1 miliardo e 620 milioni nel PNRR ci sono fondi solo per 520 milioni. L'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio ha dedicato al tema un convegno. ANBI annuncia anche un emendamento da presentare alla Commissione Bilancio del Senato e della Camera per destinare maggiori risorse alla gestione idraulica del territorio nella prossima legge finanziaria. L'intervento è necessario. Dal 2013 al 2019 in Italia ci sono state 87 dichiarazioni di stato d'emergenza per eventi idrogeologici con oltre 11 miliardi e 426 milioni di danni. Gli importi realmente ristorati al territorio però superano di poco i 959 milioni, cioè meno del 10%. Anche le opportunità sono rilevanti. Ad esempio, 4 miliardi di investimento nel sistema idrico meridionale sono in grado di attivare l'1% del PIL del Sud, creando quasi 50.000 posti di lavoro nel mezzogiorno. Crediamo che oggi sia opportuno che il Paese rifletta che dopo il piano di resilienza occorre fare un piano di investimenti, in particolare aumentando la rete degli invasi, una rete degli invasi che migliori quella che è la captazione dell'acqua. Solo l'11% oggi dell'acqua che piove il Paese riesce a trattenere. È per questo che proponiamo un piano che permetta la costruzione di nuovi piccoli invasi sparsi su tutto il territorio nazionale. 3L Greenhouse investe ancora e assume. Il gruppo, tra i principali player italiani di energia da fonti rinnovabili, eolica, biomassa e biogas, produce pomodori idroponici e a marchio H2 Orto a Ostellato nel Ferrarese, con un modello agricolo a impatto ridotto, e ha presentato la scorsa settimana 20 nuovi ettari di serre high-tech di ferro e vetro. L'obiettivo è fornire 365 giorni all'anno pomodoro italiano proveniente dallo stesso sito, con un risparmio del 70% della superficie impiegata e del 70% di acqua rispetto alle coltivazioni tradizionali, andando a passo spedito verso un'agricoltura a impatto zero o quasi. Ci lavorano 380 dipendenti che l'anno prossimo dovrebbero diventare 450. Al taglio del nastro con Ernest Gostner, presidente del gruppo, e Alessio Orlandi, direttore sales e marketing, sono intervenuti il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l'assessore regionale all'agricoltura Alessio Mammi e Massimiliano Gianzanti, presidente nazionale di Confagricoltura. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.